sono le 21.23, apriamo la fase delle versioni delle interpellanze e delle interrogazioni. C'è qualcuno che vuole mandare qualche interpellanza, interrogazione? Nessuno, quindi passiamo direttamente alla fase della presentazione di nuove interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno. Ho in prenotazione il consigliere Gioffre. Prego. Grazie Presidente. Scusi consigliere. Scusi, l'ha detto al video, se può spegnere la luce che ce l'abbiamo proprio negli occhi. Sorry. Può riprendere? Non l'avevo visto. La ringrazio. Scusi grazie, lei. Niente, grazie. Prego consigliere, prego consigliere Dottore. Allora, grazie signor Presidente. La mia interpellanza è in oggetto quartiere sprovvisto di farmacia, Crocione. Egregio signor Sindaco, egregio assessore di competenza, da un'indagine eseguita sul territorio comunale e sentita la cittadinanza, è emerso che il quartiere del Crocione è sprovvisto di un'idonea farmacia al servizio dei residenti. Mi sono recato personalmente in tutto il quartiere dove sono residente, constatando l'assoluta mancanza di un servizio essenziale come la farmacia. Dato che la popolazione è in continuo invecchiamento e che recarsi nelle farmacie del centro, dove ne esistono diverse, o quelle dislocate in altri quartieri, diventa un disagio alcune volte pesante, se non insormontabile, per le persone anziane sole. Chiedo che il nuovo strumento urbanistico, piano del governo del territorio, preveda nel piano dei servizi una localizzazione più puntuale dell'importanza e importante servizio offerto dalla farmacia. Anche perché il quartiere Crocione è uno dei più popolosi, e con la prossima chiusura del PL di Via Bottego, tale quartiere viene tagliato fuori da tutto. Perciò, la mia richiesta non è campata per aria. La popolazione del Crocione mi chiede all'unanimità di portare avanti questa richiesta, chiede il giusto dovuto. Certo che questa mia abbia un'accoglienza e una seria considerazione e che non resterà un'opera incompiuta, ringrazio anticipatamente l'amministrazione, anche da parte dei cittadini del quartiere Crocione, che desiderano avere un servizio utile ed essenziale. Saremo in fede, la ringrazio. Grazie consigliere Gioffre. Ho sempre per una presentazione di interpellanze e mozioni il consigliere Giuseppina Minotti. Prego consigliere. Grazie presidente. Ho un'interpellanza. Il sindaco è andato alla manifestazione nazionale della Lega del 12 ottobre 2013 a Torino. A titolo personale oppure in quanto sindaco di Serenno? Signor sindaco, sul giornale di Serenno, del 15 ottobre, pagina 8, leggo che lei ha partecipato alla manifestazione organizzata dalla Lega Nord a Torino il 12 ottobre 2013 contro l'immigrazione clandestina. A mio parere il reato di immigrazione clandestina sarebbe da abolire assieme alla legge Bossi-Fini, che ne ha aggravato di molto le conseguenze, ad esempio considerando penalmente perseguibili per favoreggiamento i soccorritori in mare. In più, la Bossi-Fini non va per il sottile, considerando come delinquenti i clienti di fugio che è improbabile possano espatriare in modo regolare.
e le recenti migrazioni via mare sono composte prevalentemente da chiedenti di studio. Stabilite queste doverose distanze, torno alla manifestazione di Torino. Nella foto pubblicata, lei legge uno striscione sul quale c'è scritto accordi internazionali per salvare vite umane. Ignora forse che i suoi dirigenti della Lega, Maroni in primis, ratificarono con tutto il PDL nel febbraio del 2009 un importante accordo internazionale, il Trattato di Bengasi. Quell'accordo prevede che l'Italia pagherà 5 milioni di dollari alla Libia come compensazione per l'occupazione militare. In cambio la Libia prenderà, non si sa quando, come e da chi, misure per combattere l'immigrazione clandestina nelle sue coste e favorirà gli investimenti nelle aziende italiane. Visto cammello, preso cammello praticamente. Il Trattato di Bengasi rappresenta il definitivo accoglimento da parte italiana delle rivendicazioni libiche in materia di risarcimenti per le vicende coloniali attraverso la costruzione di un'autostrada di 2000 km lungo la costa libica con una spesa totale di 3 miliardi e mezzo di, 3 miliardi e mezzo di euro, bilanciata in modo solo parziale dalla chiusura del contenzioso con le ditte italiane danneggiate dalle decisioni libiche prese nel 1970, che hanno un valore stimato di soli 600 milioni. Aggiungo che Maroni, il ministro dell'allora ministro dell'interno, assente alle manifestazioni per la celebrazione della festa della Repubblica del 2 giugno del 2009, ma presenti e sorridenti in tribuna quando Berlusconi e Gheddafi, esattamente una settimana dopo, passarono in giro in rassegna i carabinieri a cavallo a piazza di Siena prima del carosello e della carica. Non mi risulta che il trattato sia stato disdetto dalle nuove autorità governative libiche a figurarsi dal nostro governo. Dunque un accordo internazionale già c'è. Mi piacerebbe perciò conoscere quali sono i nuovi destinatari ai quali si chiede un accordo internazionale. Inoltre vorrei sapere, questo è quello che mi interessa, se è andato a Torino a titolo personale sul invito dei dirigenti della Lega oppure in quanto sindaco di Serenio, vi ricordo che in quest'ultimo caso non ha ricevuto alcun mandato dal Consiglio Comunale. Grazie. Grazie consigliere Zinotti. Io per l'immediata evasione della superpellanza ho l'interrogazione del sindaco di Citroniano. Prego. Sì, grazie, ma intervengo, intanto faccio due precisazioni. Lei aveva visto sulla foto, non portavo la fascia. Il sindaco, vabbè, cerco anche di spiegarle e di spiegare a tutti, perché il sindaco è vestito in forma ufficiale, come si dice, nel momento in cui è la fascia, e quindi in qualsiasi manifestazione, in quel momento, sia la processione del Corpo Domini a Serenio o una manifestazione a Roma, che ho fatto ad esempio con l'ACI alcuni diversi mesi fa, ma purtroppo, dico purtroppo perché non ha sentito gli effetti che volevamo, partecipare all'epoca con la fascia pur non avendo l'autorizzazione del Consiglio Comunale. E qui la prima chiosa: io non devo avere l'autorizzazione del Consiglio Comunale per indossare la fascia, sono sindaco. Questo è innegabile. Quindi la legge mi dà la possibilità, a discrezione del sindaco, di indossare o meno la fascia, che in quel momento vuol dire che il sindaco di quel momento ritiene a suo insindacabile giudizio di rappresentare l'intera città, come quando vado a dei funerali, a delle messe, all'inaugurazione, nel consiglio comunale dei ragazzi e via dicendo, senza creare etica alcuna. Quindi non ho necessità. Diverso è quello che dice lei, che si fa un consiglio comunale e si chiede al sindaco di partecipare, perché non sono io che devo venire qui a chiedervi quando devo mettere la fascia. E il consiglio comunale, se mai, e non è mai successo, né da quando sono sindaco io, da quasi 9 anni, né quando c'era almeno il sindaco Gigi Perco, prima ancora che l'assessore, quindi 20 anni, non è mai successo che ci sia stata una delibera che abbia chiesto al sindaco di partecipare a qualche manifestazione con la fascia. Quindi già, ma dico questo perché è pretestuoso, perché è un
ovviamente siamo su due livelli politici diversi, quindi parlo a livello politico di Fondazione Comunista, a livello politico Lega, quindi questo per quanto riguarda la fascia. È ovvio che partecipo in qualità di leghista, di rappresentante e di militante della Lega, nonché, piaccia o non piaccia, sindaco della città. Quindi quando mi muovo, io mi muovo come sindaco della città di Seregno, perché ho questa carica. Lei quando va in qualsiasi consesso pubblico, lei è consigliere comunale. Non dicono consigliere comunale di Fondazione Comunista, dicono consigliere comunale della città di Seregno. Cosa che io normalmente faccio quando ringrazio i pochi consiglieri che partecipano alla manifestazione e dico: è presente il consigliere Minotti e il consigliere William Minotti. Non dico consigliere Minotti di Fondazione Comunista e consigliere Minotti. Quindi questo è per quanto riguarda la questione politica. Per quanto riguarda le manifestazioni, ho partecipato ovviamente convintamente, ho scelto con cura ed attenzione questo tipo di striscione che ho sorretto durante la manifestazione fino all'arrivo di Piazza San Carlo, partendo dalla stazione. Ce n'erano decine di manifesti, di striscioni oltre che i manifesti, e ognuno di noi ha scelto. Io ho scelto questo, poi te le spiegherò anche perché. Devo fare una chiosa: a circa 500-600 metri dalla nostra manifestazione, poi se vuole le faccio vedere tutte le foto che ho qui, manifestazione dove ogni rappresentante della Lega partecipa a viso scoperto, senza nessun problema, senza creare morti e feriti, senza spaccare vetrine, manifestazione dove non succede niente. A 500 metri c'è stata una manifestazione notabile no global che ha visto 6 o 7 feriti, che ha visto distrutte macchine, che ha visto casini inenarrabili. No TAV e no global, che certo non fanno riferimento al mio partito politico, ma magari a estrazioni politiche a lei molto vicine, che partecipano alla manifestazione con spranghe, manganelli, camuffati, con cappucce, con caschi, e abbiamo visto anche queste cose a Roma. Io non so se lei ha mai partecipato a queste manifestazioni, lei magari no, ma qualcuno del suo gruppo politico probabilmente è molto vicino a questo tipo di manifestazioni. Noi eravamo circa 4.000 persone, perché c'erano 60 autobus e altre persone probabilmente sono andate con il proprio mezzo a manifestare. Nel percorso c'è stata qualche contestazione di poco conto, ma io qui decine di poco, se vuole poi le faccio anche vedere. Quindi la manifestazione della Lega serve, per il modo di operare della Lega, a dire un disagio, a dire che c'è qualcosa che non va. Se poi lo faccia il militante sindaco di Seregno, il militante locale, poco importa, sta a dimostrare un disagio di una parte della popolazione che noi rappresentiamo in qualità di partito politico, e quindi a viso scoperto, senza nessun problema, andiamo a manifestare in una città, in questo caso si è scelto Torino, poi ci saranno altre manifestazioni a cui ho teso aderire. Quindi il sindaco di Seregno ha partecipato, sì, il sindaco di Seregno ha partecipato in qualità di militante convinto della Lega Nord e della Lombarda per l'indipendenza della Padania, perché questo è il che sa che lei ha. Perché ho scelto accordi internazionali per salvare i diritti umani, non certo per il trattato di Bengasi, lo so benissimo. Lei sa la polemica che è nata intorno questo disastro umano e umanitario della morte di centinaia di persone vicino alle coste di Lampedusa, e noi, come credo molti altri cittadini che magari non hanno nessuna collaborazione politica o collaborazione politica diversa dalla solita, si parla di accordi internazionali con l'Europa, perché noi non possiamo essere l'approdo per persone che arrivano da altri continenti, bisognosi o meno, ladri o meno, che richiedono asilo politico o meno, questo poco importa. Noi siamo la parte più vicina a un territorio che sta male, se siamo all'interno dell'Europa, l'Europa deve intervenire. Ecco perché abbiamo bisogno di accordi internazionali, perché Malta non li accoglie, la Spagna spara, la Svizzera non fa parte dell'Europa, intesa ovviamente politica, figuriamoci cosa ne fanno. La Francia tantomeno ha rimesso i controlli a 20 miglia sui treni per evitare che gli extracomunitari vadano in Francia. Quindi ogni paese dell'Europa ne fa di tutti i colori all'Italia, che ovviamente si trova a dover, tra virgolette, subire, perché siamo il punto più vicino, la
bisogno e necessità. Quindi l'idea è di non utilizzare il clamore, come posso dire, lo sdegno e l'orrore che fa, e penso che a chiunque faccia sdegno, clamore e orrore vedere morire bambini, donne e uomini che cercano di migliorare il loro stile di vita, ma non per questo, in qualità di politico, di rappresentante di un partito politico, devo sottrarmi a delle valutazioni. Quindi ho necessità che l'Europa intervenga, ho necessità che il mio governo e i partiti che tutti noi rappresentiamo dicano chiaramente a tutti che non è possibile aiutare tutti, perché non è possibile aiutare tutti, bisogna chiaramente dire che non possiamo aiutare tutti, perché se arrivano migliaia di persone non abbiamo capacità economica e strutturale per aiutare chiunque arriva sul nostro territorio, e quindi ho partecipato e parteciperò a tutte queste manifestazioni pacifiche, non con casco manganelli, come dicevo prima, che portino all'attenzione del governo, dell'Europa, dei cittadini e tutti quanti di questo grave problema, che non può essere risolto con una manifestazione, ma bisogna che, per quanto mi riguarda, visto che anche ho l'onore e l'onere di rappresentare una città, io tutti i giorni nel mio piccolo amministratore di una città di pressioni mi trovo a scontrarmi col fatto che devo aiutare per legge degli extracomunitari che sono presenti sul territorio, che hanno 4-5 figli, magari a scapito di una persona anziana che magari arriva da Sant'Agata d'Esa, da vive a Seregno da 40 anni o da 50 anni e me la trovo magari in terza, quarta, quinta, settima posizione per la casa popolare, oppure non ho abbastanza denaro per seguirla perché prima della trattoria ovviamente vanno le donne e i bambini e altre questioni. Quindi io sono convinto che questa cosa vada modificata nel dire che non possiamo aiutare tutti, perché se siamo 65 milioni di abitanti, invece ne arrivano 220 milioni, i soldi sono quelli, qualcuno deve pur dire che questa cosa deve essere fatta. Come deve essere fatta non può farlo solo l'Italia, ecco perché ci devono essere degli accordi internazionali, visto che facciamo parte dell'Europa, 27 stati che fanno parte dell'Europa, tutti con pari dignità, e allora se tutti abbiamo pari dignità, ognuno di noi deve prendersi, noi stati facenti parte della comunità europea, devono prendersi parte di questo grande dramma umano e globale che sta succedendo e quindi in qualche modo ci metteremo non abbandonando l'Italia. Poi sul trattato di Bengasi, ovviamente ognuno può dire e ritenere quello che vuole, io so solo che andando nei territori libici, quando vedono un italiano lo abbracciano perché si ricordano ancora le strade che qualcuno ha fatto, invece di fare il colonizzatore, ha risolto dei problemi a quel territorio, strade che ancora oggi devono utilizzare. Grazie signor Sindaco. Per la replica, consigliere Giusignotti, prego. Non voglio entrare nella polemica sui no-TAV e sui no-global, magari vorrei dire che loro al governo non ci sono mai stati e mi pare abbastanza meschino fare riferimento a un incidente nella parte della manifestazione no-TAV per fare poi tutto un discorso globale sulla differenza tra una manifestazione e l'altra. Mi pare che abbastanza mi permetta di poco, vorrete usare di nuovo la parola meschina perché forse il populismo per cui le nostre povere famiglie italiane non possono avere la casa perché arrivano le famiglie extracomunitarie con più figli, per le famiglie italiane case non ci sono, come non ci sono per altre, nessun governo le ha mai fatte. Va bene, però credo che questi due appunti meriterebbero una discussione più approfondita e non solamente fatta così in un'interferenza. Chiudo, io dico, questo è il mio pensiero, che il nostro paese deve assolutamente, l'imperativo, liberarsi dalla legge Bossi-Fini e poi con occhi trasparenti a testa alta e con la coscienza pulita possiamo andare in Europa inchiodandola alle sue responsabilità. Con quel peso che noi ci siamo dati sul concetto di clandestinità, veramente non possiamo, come Stato, come Paese, andare nei confronti dell'Europa e chiedere una consapevolezza, chiedere delle misure e degli accordi internazionali. Questo io lo penso. Penso che dobbiamo prima di tutto incominciare a pensare a un cambiamento
rimando meschino al mittente. Non riuscivo a trovare le parole, non è vero. No, non ci posso credere perché lei ha fatto, non dico per quanti anni, per la dice mai l'età di una signora, per diverse settimane l'insegnante. Quindi non posso credere che un insegnante militante di Rifondazione Comunista non trovi le parole per descrivere il suo disagio. Quindi lei meschino l'ha detto. Non ci posso credere, non offenda. No, perché sa, vanno chiarite le cose. Io ribadisco perché allora la meschina è lei, perché mi fa un'interpellanza e quindi non ha risposto sul fatto se ho partecipato o meno come sindaco, per poi andare a criticare la legge Bossi fine dicendo. Io le dico, magari i nostri rappresentanti, parlo come Lega e PDL, hanno sbagliato a fare una legge, cosa che sono convinto perché la legge va fatta, ma sicuramente migliorata. Intanto altri paesi che non hanno fatto questa legge sparano, affondano le navi. Spagna, Malta, non ha colto nessuno, ha chiamato via raggio gli italiani e i pescatori sono andati a salvare le vite umane. Quindi non giriamo la storia, la meschinità e diciamo che la legge è vergognosa. È vergognoso che l'Europa tolleri questi paesi che sparano e non vengono richiamati, non vengono condannati. Perché questa è la realtà. Perché l'Europa è così, non hanno il coraggio, lasciamo gli italiani da soli. E noi, fortunatamente, siamo formati da un popolo di bravissime persone, giustamente ci facciamo intervenire le persone che muoiono e abbiamo bisogno. Ma non dobbiamo confondere la bontà delle persone con quello che deve fare la politica, che è quello di garantire i diritti di tutti. Però io primo, come politico, devo garantire i diritti delle persone del mio territorio. Se uno ha bisogno della casa di Seregno, a mio avviso e avviso del partito che rappresento, prima chi abita sul nostro territorio. La Lega è stata attaccata per anni perché aveva chiesto di avere almeno 10 anni la residenza sul territorio per avere la casa, e sapete cosa è successo. Più persone arrivano, più persone devono essere aiutate. Siccome la coperta è corta, e lo vediamo tutti i giorni in comune, è brutto dirlo, ma dietro i soldi e dietro i numeri ci sono le persone e viceversa. Però bisogna avere il coraggio di dirlo. Allora, se il problema è la legge Fini, perché nessuno si scandalizza che nei nostri paesi amici e fratelli sparino le navi, non accolgono le persone o addirittura i francesi mettono i controlli, visto che c'è il trattato di Schengen, c'è la libera circolazione, mettono i controlli al confine a 20 miglia per evitare che gli extracomunitari passino il confine con l'Italia estero e con l'Italia e la Francia e vengono rispediti indietro. Questa è la questione su cui dovremmo ragionare, non sul fatto che la legge va rivista e che dobbiamo essere buoni, dobbiamo cogliere tutto. Grazie signor Sindaco, sempre per la fase di presentazione. Prego, consigliere. Un fatto personale, ma io non lo prendo un fatto personale, generalmente quando faccio politica sono disposta a prendermi anche. Io penso che sia così molto più facile guardare il bruscolino che sta nell'occhio del vicino per non vedere la trave che sta nel nostro. E questo è il discorso che ha fatto lei. Grazie consigliere Menotti. Dunque consigliere, sempre per la fase della presentazione di interpellanze, mozioni, ordini del giorno, io non vedo iscritto più nessuno. Quindi inviterei il segretario generale ho in prenotazione il consigliere Marco Tajani. Per una comunicazione. Dopo l'appello, consigliere Tajani. Quindi invito il segretario generale a rispondere all'appello. Grazie. Giacinto Magnani. Mauro Ballario. Pier Giorgio Corconovo, presente. Marco Cagliani, presente. Giuseppina Minotti, presente. Guido D'Auria, presente. Antonio Carmine Graziano, presente. Francesco Gioffre, Maria Teresa Viganò, Claudio Mainardi, Giuseppe Azzarello, presente. Francesca Mancuso, Chiara Manica Novara,
Pantaleone Servidio, presente. Domenico Anania, Andrea Cattaneo, presente. Roberto Trezzi, Stefano Aristi Casiraghi, Luca Ruggeri, presente. Alessandro Tomini, presente. Valeria Pullman, presente. Andrea Castellano, presente. Stefano Silva, presente. Elia Piganò, presente. Pietro Matti, presente. Francesco Tagliabue, è attualmente assente. Gianpiero Cazzaniga, presente. Giampaolo Tannini, presente. Quindi con 26 consiglieri il Consiglio Comunale convocato, sono le ore 21:49. Nomino scrutatori il consigliere Claudio Mainardi, il consigliere Valerio Pullman e il consigliere William Viganò. Scusate, rettifico, 23 consiglieri presenti. Scusate. Il Presidente del Consiglio, io ho una comunicazione da fare. Enrico. Signor Sindaco, signori assessori, signori consiglieri, concedetemi qualche minuto per richiamare una drammatica vicenda che presumo abbia scosso tutti. Mi riferisco alla tragica morte di Gioele Liotta, un ragazzo di 19 anni di Livorno, Lecchese, barbaramente ucciso domenica scorsa a Maidstone fuori Londra, dove si trovava da pochissimi giorni. Gioele è morto senza perché, perché è impossibile trovare una pur razionale, per quanto veramente motivazione, se si cade vittima di un pestaggio per mano di balordi, forse ubriachi, che lo hanno aggredito per noia o per spregio o per pura follia. Le indagini sono in corso e qualcosa sta trapelando sui mass media. Resta una amara constatazione, al di là del profondo dolore umano per il quale esprimo alla famiglia la solidarietà delle istituzioni e dell'intera città di Serenno. Mi riferisco al fatto che Gioele fosse andato all'estero per cercare lavoro, quel lavoro che qui non si trova. Perché di lavoro, ormai, in questo paese si rischia che non ve ne sia, non ve ne sia più. Gioele era partito con l'entusiasmo della sua giovane età, di buona lena e con una valigia piena di sogni e di aspettative. Aveva già trovato un'occupazione a Maidstone a dimostrare quanto fosse determinato e intraprendente. Lavorava come cameriere in un ristorante per sole 1000 euro al mese. Questo ragazzo poteva essere nostro figlio, nostro nipote, figlio dei nostri vicini. Era uno tra i tanti della meglio gioventù sulla quale il nostro paese non può e deve ancora contare, che desiderava un lavoro, desiderava costruirsi un futuro, garantirsi la propria dignità. Ecco, se mai ce ne fosse stato bisogno che la morte di Gioele Liotta possa nuovamente scuotere le coscienze di tutti noi politici e amministratori, affinché non si perda mai di vista l'obiettivo primario di fornire concrete opportunità di occupazione ai nostri giovani. Ovvero l'obiettivo di restituire speranza a un paese purtroppo sacrificato e spesso mortificato, nonostante le sue indiscutibili eccellenze e le sue intrinseche potenzialità. Quello che Gioele ha scritto sul proprio profilo di Facebook pochi giorni prima di andare incontro al suo crudele destino, qui va alla grande, riferendosi alla nuova esperienza in terra inglese. I nostri ragazzi devono poterlo scrivere, gridare e rivendicare parlando del nostro paese, che anche in Italia si possa presto affermare qui va alla grande. Vi ringrazio per l'attenzione. Chiedo un minuto di silenzio. Grazie.
interrogazione il signor sindaco Giacinto Magnano. Sì, grazie Presidente. Sì, ho una comunicazione, felice che dopo bisogna intervenire anche dopo questa comunicazione di questa storia di Arvante appena comunicata alla Presidente. C'è invece una notizia positiva che riguarda le attività del Comune di Seregno, oggi inerente ad alcune attività effettuate dal Catasto. Oggi a Milano, durante lo SMAU, abbiamo partecipato io e il dottor Rizzo in questa iniziativa organizzata dallo SMAU, Anci Lombardia, le autonomie, insieme agli altri enti, su alcuni progetti relativi alla Smart City, dove il nostro comune ha partecipato, e all'interno degli ultimi 120 partecipanti il comune di Seregno, tramite questa attività, è stato uno dei 38 finalisti, per cui abbiamo ricevuto un riconoscimento. Faccio questa comunicazione al Consiglio Comunale ovviamente per elogiare il lavoro fatto dal dottor Gennaro Rizzo e dai suoi collaboratori. Come tutti voi consiglieri conoscete, il dottor Gennaro Rizzo, che è responsabile del nostro catasto, nonché creatore del nostro catasto, e nel corso degli anni, al di là dell'attività fatta dal nostro catasto, che comprende diversi comuni, quindi è diventato uno dei primi tre catasti per efficienza, capacità e produzione del territorio nazionale, il dottor Rizzo poi ha predisposto questo programma all'interno dello Smart City, quindi un programma innovativo al servizio dei cittadini, tra l'altro con la particolarità di non avere nessun partner tecnico, cioè non ci siamo rivolti all'esterno investendo centinaia di migliaia di euro come invece molti comuni hanno fatto. Abbiamo fra virgolette sfruttato le grandi capacità sia tecniche che propositive che umane del dottor Rizzo, siamo arrivati, chi usufruisce del catasto sa benissimo di cosa sto parlando, siamo arrivati addirittura ad avere questo riconoscimento sul territorio nazionale, quindi volevo rendere partecipe il Consiglio Comunale di questa bella pratica, l'ultima esigenza best practice che ha fatto salire il nostro comune per le capacità manageriali pubbliche del nostro dirigente funzionario, tutto generale. Grazie. Grazie signor sindaco. Sempre per una comunicazione ho in prenotazione il consigliere Marco Cagliani. Prego consigliere. Grazie Presidente. Qui intervengo in merito, per far chiarezza, un articolo passo domenica su Cittadino. L'esposizione fatta dei medici e consigli comunali. E devo dire una frase abbastanza particolare, il paperone Cagliani. E mi fa piacere se il sindaco che faccia così. Però i paperoni c'è una cosa, cioè, i paperoni sono quelli che montano il nord, nell'oro, sono quelli che vivono alle spalle degli altri, sono quelli che a un certo punto maneggiano la finanza senza creare problemi di un certo tipo. Io non mi sento assolutamente un paperone, io lavoro e mi credo nel mio di un lavoro, anche se purtroppo come in serie di lavoro è molto poco, visto delle lettere anonime, viste le minacce fatte dai dipendenti a qualche dirigente, che poi tra l'altro c'è ancora una lettera ricevuta rispetto alla risposta. No. Quindi non è che se non si lavori molto bene, però la fortuna di essere un professionista, apprezzato quantomeno fuori, e faccio il paperone del mio guadagno, del mio lavoro. Il mio reddito è molto elevato e non ho nessuno che spiegarlo, perché ho spiegato il mio commercialista l'ha messo, infatti l'ho licenziato perché ha visto che si paga troppe tasse. Il mio reddito pago 110.000 euro di tasse e quindi non entro nel merito chi è bravo, chi non è bravo, chi è corretto, chi non è corretto, non compete a me. Compete l'ufficio delle entrate e spero che siano gli amministratori ad essere controllati.
ha dato molto fastidio, anche per la città, sembra che 188 milioni di reddito che io devo non ce li prenda dal comune di Serino. Sembra che io li prenda dal comune di Serino. Questo ho detto qualcuno, ma non ho ricevute strane, per cui mi spasso che è molto strana un po' la situazione. Quindi l'invito che faccio, io ho aderito a un preciso, direi, disposizione di legge, questo obbligo di legge. Ho detto, non entro nel merito di alcune cose, mi dà fastidio essere chiamato Paperone, il Paperone, perché tutti quanti si immaginano chi è il Paperone nell'ambito dei discorsi di cartoni animati. Io faccio del mio lavoro, guadagno attraverso il mio lavoro, vivo del mio lavoro, quindi chiedo che quando si fanno queste cose, si dicono certe situazioni, no, si crea dei danni, prima sotto l'aspetto della dignità della persona, secondo, si crea della grande confusione nelle persone, se per me qualcuno dicesse che i soldi di tutti i consigli comunali, chi tanto, chi pochi, qualcuno addirittura dovrebbero fare la tessera alla San Vincenzo, così almeno forse riescono a mantenersi tranquillamente, che non so come si faccia a vivere in certa maniera, però ognuno vive come può. E quindi l'informazione sia un'informazione seria. Io sono un cittadino di Serenio, consigliere comunale, lavoro, vivo del mio lavoro e pago le mie tasse regolarmente, che guarda caso corrispondono a 108 mila euro. Quindi no, non sono assolutamente un paperone, perché se sono un paperone mi piacerebbe guastare tranquillamente i 108 mila euro. Grazie. Grazie consigliere Tajani. Ho in prenotazione su questa sua comunicazione il sindaco Giacinto Mariani. Sì, grazie. Ma io, consigliere Tajani, intervengo, tanto doveva scrivere al giornale per far ratificare questa cosa, ma mi sono messo a ridere e rido nuovamente, perché a me almeno lei mi ha paragonata a un personaggio di un Paperone, cosa allegra, avaro che accumula, non ho mai rubato Paperone, quindi non ho mai letto sul topolino che Paperone rubava. Però sa cos'è spiacevole leggere? Gli affari del sindaco si fermano a 35 mila euro. E questo non è vero? Ognuno di suoi. Esatto, no, ma per dire, no, visto che io sono intervenuto solo per spiegare perché la mia risata. Perché vuol dire tutto o vuol dire niente, no? Perché affari in italiano sono affari. Poi gli affari del sindaco si fermano là, lasciando spazio volutamente a ogni tipo di interpretazione. E qui concludo. Grazie signor sindaco. Sempre su questa comunicazione Giuseppina Minotti, consigliere Minotti, prego. Grazie. Ma quando qualche sera fa in questo consiglio ho presentato alcune osservazioni riguardanti alla privacy sulla legge alla quale tutti i consiglieri, assessori e qui seduti, compreso il sindaco, ci abbiamo ottemperato, portando avanti tutte le critiche possibili e immaginabili, partendo da quello che il garante della privacy aveva detto, mi sono sentita un po' aliena perché tutti mi guardavano e mi dicevano: qual è il problema? Il problema è proprio questo, che noi costringiamo un consigliere comunale ad alzarsi su questo tavolo e giustificare il fatto che abbia un reddito. Perché messe in rete le notizie in questo modo, ognuno le può leggere, le può vivere.
vivere, le può usare, le può sfruttare a suo piacere e suo piacimento. Per cui c'è quello che dovrà andare a San Vincenzo, come qualcuno dice, quello che invece non si capisce bene come mai c'ha tanti soldi, su questo tu fai l'onesto e il disonesto, no? Perché non è tanto il fatto che il tuo reddito del lavoro, e sottolineo, e sarebbe bene che magari, che quelli che sono stati dichiarati sono i nostri redditi di lavoro, nel mio caso di pensione, dopo 40 anni di lavoro. Non è un reddito, non sono redditi che noi abbiamo accumulato facendo i consiglieri comunali. Perché poi appena mi telefonava la mia zia, che frequenta il centro anziani, e naturalmente il centro anziani dice, poi traduco per il traduttore. Poi l'attuale UDA sul comune la guadagna un bel po'. Cioè, tua nipote in comune ha un bel guadagno. Ora, che una legge ci debba mettere alla gogna nel nome della trasparenza è sicuramente una legge ingiusta. Il garante della privacy, nella sua capacità di mediazione, aveva fatto delle osservazioni serie e precise, ma evidentemente l'importante è sbatti il mostro in prima pagina, perché questo è quello che è passato, questo è quello che è avvenuto. Il fatto che forse nessuno lo sa, che coloro che fanno davvero i mostri della politica non sono obbligati a fare queste dichiarazioni e non avranno nemmeno, quello che invece dobbiamo decidere noi, delle sanzioni per mancata dichiarazione o per errata dichiarazione, come dice la legge, da 500 a 10.000 euro. Allora, tanto per essere chiari, i consiglieri qui seduti, penso, comprese le commissioni, quest'anno, l'anno passato il bilancio, sono 2.000 euro lordi in un anno, 2.000 euro lordi in un anno. Per cui certe cose vanno chiarite. È una legge che comunque costringe un consigliere, un sindaco, un assessore a giustificarsi nel fatto che ha qualche soldino in casa, cioè veramente è una legge assurda e non va a colpire là dove invece dovrebbe colpire, ma come sempre partiamo dal basso. Chiederò che la mia mozione venga portata in consiglio comunale e votata. Grazie consigliere Minotti. Scusate consiglieri, allora, sempre per la fase delle comunicazioni ho in prenotazione il consigliere Anania Domenico. Prego consigliere. Grazie Presidente. Prego parola stasera, personalmente perché credo sia giusto e doveroso nei confronti di questa assise per anticipare a tutti i consiglieri un problema che mi è sorto in quest'ultimo periodo ed è legato al lavoro. Questo mi costringe a comunicare in questa assise anche con un po' di emozione, perché l'ho vissuto proprio prima di venire al Consiglio, comunicare le mie prossime dimissioni da consigliere comunale. Non ho scritto niente perché quello che voglio dire stasera parte profondamente dal cuore. Chi mi ha conosciuto in questi mesi penso che capisca più di altri magari quello che sto provando. Mi vedo costretto ad abbandonare questa missione per seri problemi di lavoro, nel senso pensieri, nel senso positivi, fortunatamente visto appunto il periodo che stiamo vivendo. Mi vedo costretto a lavorare comunque di sera, oltre che la mattina, e anche pomeriggio. E quindi sempre. Per sostenere una serie di obiettivi piuttosto che progetti familiari che ho preventivato negli ultimi mesi. Mi dispiace tanto perché sono stati 3 anni comunque sicuramente molto forti per la maggioranza e anche per la mia prima esperienza al Consiglio Comunale. Credo anche da parte dei vecchi di questa assise credo
mia maggioranza, quindi per il PDL, senza divisione di forze, perché poi io nell'altra parte, se vogliamo dire, ho trovato grande professionalità e nella mia grande disponibilità e capacità. Quindi auguro a loro sicuramente di finire questo percorso in maniera trasparente, come è stato in questi 3 anni, in maniera professionale, come poi è riconosciuto almeno da parte mia questo gruppo, perché chi è al timone ha capacità, per quanto sia stata destabilizzata in questi ultimi mesi, e quindi sono convinto che Serenio alla fine di questo mandato avrà quello che si merita, almeno a livello di maggioranza in questo percorso. Quindi la fine di una serie di lavori, piuttosto che l'inizio di un nuovo percorso, anche mi auguro politico, perché credo di lasciare un segnale comunque in questa assise, anche se ho parlato poco e anche se magari sui giornali in questi mesi non mi sono visto, ma a me piace così, mi piace apparire, mi piace lavorare dietro le quinte, sono convinto di aver fatto il mio dovere e ringrazio questo i cittadini che mi hanno votato e che non voglio che si sentano traditi, perché quello che ho potuto fare l'ho fatto. Purtroppo questo patto di stabilità, che si crede o meno, esiste veramente. Questo mi ha tolto anche la possibilità di poter dimostrare determinate cose che magari in futuro non mi nego di poter riproporre alla mia maggioranza piuttosto che anche all'opposizione, che ringrazio seriamente, perché mi avete insegnato comunque ad ascoltare, a capire, a gestire le emozioni in una sede dove comunque l'equilibrio è fondamentale. E mi permetto di poter esprimere grande stima, senza nulla togliere nessun altro, a William Viganò e ad Amati, perché considero due persone molto capaci a comunicare, e oggi credo che questo sia il problema principale, non solo di Serenio, ma un po' di tutto il territorio. Le capacità devono emergere, perché poi a chiacchierare siamo capaci tutti, quindi io spero che questa assise trovi giusti compromessi, scusatemi il termine, per far rifiorire una città che credo, anzi sono convinto, è la migliore, senza nulla togliere a chi c'è vicino dell'Interland, che considero mia, nonostante qualcuno ha tentato tra virgolette di destabilizzare, ma io mi sento un serenese puro, che ha frequentato l'oratorio San Rocco, che ha nel cuore Don Armando, piuttosto che altre, tante altre persone, adesso non voglio emozionarmi più di tanto, se non vi racconto tutto, non va bene. Quindi vi ringrazio e vi auguro un buon lavoro, vi presenterò le mie dimissioni settimana prossima, protocollo, e onestamente mi permetto di chiudere con una battuta, vabbè, a parte i ringraziamenti al signor sindaco che per quanto abbiano tentato di far credere e si continua a far credere una persona diversa da quella che è, io personalmente, anche se non sono stati molti contatti, lo considero una persona molto intelligente, e poi non male che in politica, voi meglio di me lo sapete, ognuno poi fa il proprio gioco. Questo però spero che in serie non venga meno nel tempo, perché meritiamo tutti, gialli, neri, bianchi e rossi, di poter vivere il proprio territorio più serenamente possibile. Quindi vi auguro buon lavoro. E concludo con una battuta sul reddito, se mi permettete, non l'ho mai fatta. Io non ho nessun problema, tra virgolette, ad aver dichiarato chi sono, perché l'ho fatto dal primo giorno, quindi la cosa non mi tocca minimamente, perché se c'è trasparenza non c'è nulla da nascondere. Grazie mille. Grazie consigliere Anania. Su questa comunicazione l'intervento del sindaco di Ascolta. Prego. Sì, grazie. Ringrazio Anania perché intanto ha infranto l'abitudine di dare le dimissioni così asettiche tramite un foglio che invece senza moratoria per chi era di precedenza, però mi sembra anche molto rispettoso come modo di fare, che poi è quello che l'ha sempre caratterizzata, di venire in consiglio comunale a guardare in faccia i propri colleghi che siano di opposizione, di maggioranza, e abbandonare per motivazioni fortunatamente bene, nel senso che so del suo impegno lavorativo, e quindi faccio un grande bocca al lupo per le prossime sfide professionali, quelle familiari innegabili che arrivano senza.
Io devo dire che questa sera ha dimostrato a tutti il motivo per cui molte volte si dice che la maggioranza non interviene. La maggioranza non interviene, ovviamente. Se intervengono tutti, poi le delibere ci vogliono, ci vuole più tempo e quindi vengono tacciati i miei consiglieri di non saper parlare, di non avere idee e via dicendo. Questa sera invece ha dimostrato che veramente lei sa fare la denatura. E quindi che ci mette il cuore e l'anima, si è messo il cuore e l'anima. Questo lo so perché nelle riunioni di preconsiglio del PDL, dove in alcune volte partecipo, sono venuto soprattutto all'inizio del mandato, si discute e si propone, ma sempre per arrivare poi ad una linea politica e partita. Quindi io di questo la ringrazio e quindi ti ringrazio e quindi ti faccio gli auguri per fiorente attività sportiva anche per la squadra. Andrai ad allenare un in bocca al lupo soprattutto per quello che saprai trasferire ai ragazzi, al di là delle vittorie che sono fondamentali, ma soprattutto per il valore umano che incarni. Quindi grazie. Grazie signor Sindaco. Sempre su questa comunicazione ho in prenotazione il consigliere Azzarello. Prego. Grazie Presidente. Anche io voglio fare un ringraziamento a Domenico, in particolare perché parte il rapporto che si è creato in questi 3 anni, l'amicizia, la stima, le litigate, le sfugate tra di noi in partito, all'interno del partito, fuori comunque. Domenico veramente, come ha detto il sindaco, vi ricordo le parole, ha parlato di allenatore di calcio. Domenico sì, ha questa capacità, questa sua semplicità nel poter esporre il proprio concetto, nel poter dire ciò che pensa, metterlo in pratica paragonando tutta la vita a un campo da calcio, le reazioni, le sensazioni. Il voler creare a tutti i costi un gruppo vincente con la mentalità giusta, il voler, ecco, io penso che Domenico all'interno della maggioranza era sì, quel mister, quel collante che capiva bene la psicologia un po' di tutti noi. Questo gli va dato atto. Un po' come Conte, sì, la psicologia, un po' così. Il fatto anche che sia a volte orgoglioso, carico di voglia, questo è stato un motivo in più per lavorare bene, per crescere insieme. Devo molto a Domenico, ma penso che un po' tutta la maggioranza debba riconoscere a Domenico questo impegno e questa capacità che ha profuso nel tempo. Ed è un grande, per me è un dispiacere enorme dover lasciare a metà percorso, andare via un amico così. Ringrazio ancora e bocca al lupo per tutto. Grazie consigliere Zanello. Sempre su questa comunicazione il consigliere Pietramati. Prego consigliere. Grazie, poi il consigliere Anania sarà libero di credere che il mio intervento sarebbe comunque avvenuto là che richiamo la mia persona di cui ringrazio. Sarei comunque intervenuto perché una cosa l'ha detto il sindaco, ma poi faccio una riflessione con me. Io sono contento, ma non stupendo, il fatto che quando qualcuno per qualsiasi ragione è costretto ad abbandonare, dico abbandonare, ma questa assise, comunque esprima delle motivazioni, delle ragioni, che possono essere personali, politiche, di qualunque radice siano, io credo che sia un atto di trasparenza e un atto anche di rispetto verso gli altri. Lo dico perché, senza citare nessuno, ma ci siamo conosciuti in questi anni tutti quanti, molte volte abbiamo assistito a qualche assenza prolungata e poi alla scomparsa di qualcuno politicamente. E questo a me è spiaciuto perché noi siamo qui, perché siamo comunque in qualche modo, chi più chi meno, siamo stati demandati da qualcuno a rappresentarli. E io credo che e verso queste persone che ci hanno eletto e verso noi stessi che siamo qui, io credo che la trasparenza anche politica, anche dell'idea, anche umana, siano degli elementi assolutamente fondamentali. E ultimamente, per esempio, c'è stato un consigliere che ha dato le dimissioni
e ho discusso nei corridoi con qualche collega dicendo però è stato un peccato che non abbiamo detto nulla, in fondo ha lavorato, però questo è il luogo deputato a dire quello che siamo, quello che vogliamo. E io credo che il consigliere Ananias in questo senso abbia dato, secondo i suoi 3 anni, una grande lezione ad altri che qui invece sono stati seduti per 5, 6, 8, 10 anni. E di questo comunque credo che lo si debba ringraziare. Poi se devo avere un ricordo personale, non che sia chiaramente un epitafio, perché ho davanti una straordinaria fase, credo, di passione che lui può esercitare, io mi ricordo che c'era Anania in una serata in cui si parlò di Sud e il suo intervento accalorato rese davvero testimonianza di una passione e anche io credo di quell'Italia, che è un'Italia, e non voglio essere polemico ovviamente possibile per il discorso di prima, di Renza, Padani, eccetera, tutte queste cose, però io credo che esista un'Italia vera, che è un'Italia che si è mescolata dal dopoguerra ad oggi e che ha creato la figura dell'italiano. Se qualcuno qui deve cantare sono un italiano vero, sono figure come un'Italia, da dove citare, proprio perché noi dobbiamo, noi che siamo Lombardi e Brianzoni da sempre, io credo che dobbiamo imparare la nostra ricchezza a tutte quelle persone, quelle famiglie che si sono sacrificate nel loro passaggio al nord e che hanno dovuto comunque tagliare i ponti, hanno dovuto ricrearsi una vita, magari non lui ma i genitori, eccetera. E anche credo che di questa cosa tante volte noi teniamo poco conto. L'occasione era per dire queste cose, per ringraziarlo perché il mio giudizio ha lavorato bene e ha portato delle passioni. Io credo che ciascuno di noi qui debba portare le proprie passioni, chi per la scuola, chi per lo sport, chi per gli anziani, non ricordare nessuno, chi per... No, però questa cosa è importante perché dalla dialettica di tutte le proprie esperienze, le proprie competenze, credo che possa venire fuori. Ecco, almeno questo la città ce l'ho conosciuta. Tutto il resto, le nostre posizioni politiche credo che sono francamente distanti, però sul piano umano, sul piano soprattutto della volontà di raggiungere lo stesso obiettivo, forse siamo più vicini di quanto noi. Grazie consigliere Amati. Sempre su questa comunicazione il consigliere William Vigano, prego. Sì, grazie Presidente, la ringrazio consigliere Anania per le parole riguardanti la mia persona. Noi ci siamo conosciuti in commissione sport, siamo dei rimpettai da questo punto di vista posizione consiglio comunale, così lo siamo sempre stati, in un sano confronto, sempre con l'obiettivo ovviamente del bene della città, dei nostri cittadini, quindi per quanto si è potuto fare, le dicevo appunto del patto di stabilità, e capisco benissimo che la commissione sport che comunque ha sempre lavorato, purtroppo è stata comunque vincolata dall'impossibilità di attuare alcune progettazioni proprio per la mancanza di fondi. Io che ho vissuto più quello precedente, c'è stata più una possibilità, erano tempi più floridi e questo da questo punto di vista, ecco, le fa onore appunto anche ritornare in aula come collega, appunto consigliere, e annunciare le sue motivazioni nella massima assise serenese, questo le fa onore nei confronti, nel rispetto dell'assise, soprattutto nel rispetto dei cittadini. Per quanto mi riguarda le auguro un bocca al lupo per il suo futuro professionale e familiare, e a presto. Grazie consigliere Viganò. Io ho ancora in rotazione sempre su questa comunicazione, prego consigliere Giusimino. Con il quale ovviamente non ho avuto la possibilità di lavorare, di costruire, di fare delle cose, però essendo appunto di libertario io ho avuto i suoi consensi, i suoi dissensi, al minimo un po' scoteva la testa a seconda appunto di normalmente scoteva la testa ma neanche tanto a seconda appunto del mio intervento. Devo dire che da Serignese doc, nel senso, e per far contenta sì, da fare anche il banana doc,
nascita è un caso, non è una scelta, non l'ho inventata io. Mi ha fatto piacere questo riferimento che ha fatto, sono cresciuto utilizzando gli spazi, le persone, la gente, eccetera, eccetera, perché l'appartenere a un territorio è proprio quello, è proprio aver frequentato, non so, la torre, la scuola vicino, il cortile, allora tutte queste cose messe insieme fanno di me e di lei, che abbiamo per nascita origini diverse, cittadini della stessa città. E riprendendo il discorso che la lingua parte sul niente muore, chissà che da qualche anno altri cittadini saranno, se gli arrivano molto più da lontano, adesso li respingiamo, e poi tra un po' invece potranno dire: ho studiato alla scuola a Cadorna, dove 40 anni fa insegnava l'italiano. Spero proprio che sia così. Comunque buon lavoro e tanti a voi. Grazie consigliere Minotti. Io ho in prenotazione, sempre per la fase delle comunicazioni, il consigliere Francesco Gioffredi. Ecco, consideriamo questa come ultima comunicazione, visto l'orario e lo scadere abbondante della mezz'ora dedicato alle comunicazioni. Prego, consigliere Gioffredi. Grazie presidente. A Domenico non dico niente perché ci siamo visti già 100.000 volte. C'è bisogno che faccia auguri comunque. La mia comunicazione è sulla Commissione Sociale Case Popolari. Le commissioni, non scherzo mai, ma siccome non voglio scordare niente, allora devo leggere. Le commissioni sono ormai tutte composte e tutte stanno cominciando la ripresa a pieno ritmo. Però, guarda caso, la comunicazione sociale e case popolari, mi dispiace, scusate, che non c'è presente la collega Viganò Maria Teresa, sarei stato più contento se era presente. La commissione sociale e case popolari, chissà perché, è ancora ferma al palo. Siccome il sottoscritto ne fa parte e vedendo che non vi è spiraglio d'inizio, si domanda il perché di tale anomalia. Forse perché il presidente della commissione non sa cosa fare? Forse perché non si sente più in grado di onorare tale incarico? O forse perché si vuole dimettere? Siccome tutti noi consiglieri siamo qui in questa assise per lavorare per il bene della popolazione e per ciò che il sottoscritto chiede, che il presidente dia un segnale di ripresa o che lasci il posto ad un altro, a parte la mia stima e fiducia nei confronti, chiedo a lei, assessore, di poter sbrigliare questa matassa e ai colleghi consiglieri, se nel caso, di sfiduciare l'attuale presidente di commissione, anche perché se andiamo avanti così non si farà mai niente. Sicuro di aver chiesto il giusto dovuto, chiedo pubblicamente a chi fa parte della commissione se, e lo chiedo per il bene della popolazione, e torno a dire, mi dispiace che la consigliera Viganò non è presente, se non intende più portare avanti l'incarico, che lasci. E i consiglieri che fanno parte della commissione, siamo tutti qua, di poter parlare fra di noi e vedere un attimino come si può portare avanti questa faccenda. Grazie presidente. Grazie consigliere Giopre. Consigliere William Viganò, su questa comunicazione, prego. Sono componente della Commissione dei Servizi Sociali
rimango allibito di fronte a simili comunicazioni. Perché se questo è il clima che si deve instaurare in una commissione, e allora partiamo già male. Perché io non capisco il senso poi di questa comunicazione, proprio il senso non lo capisco. Perché se c'è un problema, se c'è da fare, da trovarsi l'articolo sul giornale, si fanno queste comunicazioni. Perché se invece si vuole risolvere un problema che per, secondo me il problema non esiste, perché io sono sempre stato il fautore e le commissioni si convocano quando c'è un'esigenza e una effettiva problematica da discutere. Siamo in una situazione di cercare di spendere il meno possibile, credo che questa sia un'indicazione lapalissiana. Io veramente, quindi, se dobbiamo fare l'articolone sul giornale, facciamo queste comunicazioni. Se vogliamo risolvere il problema dicendo c'è bisogno di una convocazione, vorrei parlare di questo argomento, io sono stato eletto qualche giorno fa presidente della commissione bilancio, all'unanimità i consiglieri della maggioranza e minoranza mi hanno detto guarda, se c'è qualche argomento li contattiamo e la convochiamo. Questo, porca miseria, scusatemi il termine, è lo spirito di fare le commissioni e di lavorare per il bene della città. Io sentire queste comunicazioni veramente è una cosa indecente che non accetto. Qua c'è un regolamento che, pur brutto che sia, dico due consiglieri richiedono la convocazione del consiglio comunale. Dottor Codurri mi dica se ho detto una bestialata. Possono richiedere una convocazione in una commissione due consiglieri? Lo possono fare? Non nei confronti ma scusi così non lo dico, però cosa ha fatto? No, invito comunque a prenotarsi per parlare. Grazie. Quindi io non capisco veramente, francamente, il senso di tutto ciò. Se ne parla tranquillamente, si parla col presidente, mi spiace che non ci sia, ma sempre giustificato, se c'è qualche problema lo si affronta, se c'è qualche problema con le commissioni rispondono alla presidenza del consiglio, si parla col presidente del consiglio e si mette a affrontare il problema. Io se, cioè, se questo è lo spirito veramente, se questo è lo spirito veramente di affrontare il lavoro delle commissioni, torno a fare quel lavoro che ho sempre fatto a favore dei servizi sociali e a favore delle commissioni fuori, anche quando non c'era le commissioni, mi sono anche autosospeso per una questione di clima, così ragazzi, mi spiace, non è modo. Grazie consigliere Migherò. Su questa comunicazione un intervento da parte del sindaco Giacinto Mariani, grazie. Sì, io non intervengo mai, non partecipo alla commissione di gruppo, cerco di evitare di intervenire nei lavori del Consiglio Comunale, proprio per, anche se per legge il sindaco è consigliere comunale, sindaco, quindi questo proprio ruolo, non, cerco di evitare l'organizzazione del Consiglio Comunale, l'indicazione del giro, perché vorrei tenere diviso i due ruoli come giustamente sia. Però io capisco il disagio di Gioffre, capisco anche il suo disagio, io però ho una mozione di due anni fa, non dico che non deriva da lei, che ne ha un po' di firme, che è una mozione di tutela delle attività consiglieri comunali e sfiducia dell'assessore Santoni. Ora, io non ho visto, non sto a rileggere perché tutti siamo consci che l'assessore Sabruni non partecipava alla commissione ambiente, quindi bloccavamo tutti i lavori, una polemica incredibile, a parte firmato dal gruppo degli Apoti, dagli indipendenti per Sereno, da un po' di firme, abbiamo visto l'altra volta, quasi la parte sua, però qui siamo abituati a qualsiasi rivendicazione, scusate, che ognuno di voi ha la possibilità di fare in questo consiglio comunale. Poi, dopo, è giusto che i consiglieri chiedano che un assessore vada via, se un consigliere, e ripeto, non voglio difendere il consigliere Gioffre, che sa difendersi benissimo e ha tutte le capacità
per difendersi, l'ha sempre dimostrato in questo Consiglio Comunale. Però, e qui accolgo il suo appello, chiedo anch'io da sempre, tra virgolette, abbassiamo i toni, se possibile, vediamo di far funzionare le commissioni, visto che finalmente dopo settimane e mesi siamo riusciti a rinominare i componenti di delle commissioni, così che possano le commissioni stesse lavorare e fare il lavoro propedeutico alle discussioni di Consiglio Comunale. Grazie signor Sindaco. Sempre su questa comunicazione ho in prenotazione il consigliere Giuseppina Minotti, prego. Sì, grazie Presidente. Mi ha un po' meravigliato e anche molto dispiaciuta questa comunicazione, perché se è vero che attraverso atti previsti dal regolamento i membri di una commissione possono richiedere la convocazione della commissione, possono persino richiedere, può essere spiacevole, ma possono anche richiedere l'dimissione del Presidente, perché ci sono degli atti precisi. Il fatto di fare questa comunicazione in questo clima particolare, nel senso siamo riusciti dopo 2 anni a rimettere insieme le commissioni, ci sono comunque difficoltà, perché sia il consigliere Viganò che io ci eravamo autosospesa questa commissione perché c'erano stati dei problemi con l'assessore precedente e col presidente precedente. Bene, se ci si rimette in questo momento a lavorare, evidentemente la situazione è abbastanza fragile e tutti sappiamo perché, non possiamo nasconderci dietro il ditino e non capire per quale motivo sia politicamente fragile. Una commissione che tra l'altro è abbastanza importante a livello serenese, perché voi sapete che il bilancio di Serenio ha un peso fortissimo sui servizi sociali, quindi più è delicato muoversi all'interno di una commissione e più si fa il bene dei cittadini. Ora, credo che il consigliere Gioffre abbia sbagliato a fare questa comunicazione in Consiglio Comunale. C'era una procedura che si poteva fare, la prima era quella di parlare con i membri della commissione, cosa facciamo, svegliamo la Presidente, vediamo se ha dei problemi, che può anche darsi che in questo momento abbia dei problemi suoi, quindi. E poi nel caso fossimo stati sordi a questa richiesta, poteva direttamente lei chiedere alla Presidente di attivare la commissione. Nel caso la Presidente fosse stata sorda a queste richieste, allora si giungeva al fatto di fare una comunicazione ufficiale, magari addirittura di trovarsi come commissione e magari anche chiedere la dimissione della Presidente. Però c'erano degli atti, secondo me, più corretti da fare. Giustamente William Di Galano non sempre si scalda, però giustamente si è scaldato, perché è così facile di questi tempi avere la prima pagina, no? E sarebbe bene che però non prendessimo la prima pagina su questioni importanti in cui c'è in gioco la vita della gente. E la Commissione dei Servizi Sociali è delicatissima da questo punto di vista, per cui meno si getta... meno si getta, no, benzina sul fuoco e più si è in grado di centellinare il nostro atteggiamento e le nostre parole, forse in questo momento ci viene chiesto questo. Quindi ecco perché è una mossa un po' così a gamba tesa, azzardata, non dico ingiusta, ma sicuramente in un momento particolare. Grazie consigliere Minotti. Sempre su questa comunicazione, io ho in prenotazione il consigliere Mauro Ballaglio e il consigliere. Mi scusi consigliere Ballaglio, te magari non era ancora arrivato, ma quando abbiamo innescato l'ultima comunicazione, che era quella del consigliere Giuffre, avevamo già dichiarato che era l'ultima comunicazione, perché abbiamo già sprofonato di gran lunga sui tempi delle comunicazioni. Prego consigliere Gioffre. Grazie Presidente.